soldati dei carabinieri di Verbania nella lotta ai furti in appartamento, 16 colpi scoperti, 300.000 euro il valore. Vigia Azzurra ricorda Ciampi questa sera alle 20.35, speciale dedicato alla visita del capo dello Stato a Verbania nell'autunno 2005. A ottobre al Grand Hotel Majestic di Pallanza, 6 chef di livello per la cena pro terremotati. Il Teatro Maggiore a Verbania ha ospitato gli Stati Generali della Cultura in Piemonte, diverse le idee emerse. Domani e dopo, Fiera Florovivaistica ad Arona e Giardini di Corso della Repubblica ospitano la seconda edizione di Trifoglia. Grande soddisfazione in Ossola per il titolo italiano della categoria B di bocce, conquistato da Frattoni e Mariolini in quel di Belluno. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, in apertura l'ultima operazione portata a compimento dai carabinieri di Verbania, che hanno sgominato una banda dedita ai furti in appartamento. Questi colpi sono stati messi a segno nelle province di Verbania, Novara, Varese e Pavia. Maria Elisa Gualandres. Sono 33 i furti per un valore di oltre 300.000 euro commessi dalla banda di ladri sgominata dai carabinieri del nucleo investigativo di Verbania nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Fabrizio Argentieri. I militari del maggiore Giovanni Della Sala, che negli ultimi anni hanno messo a segno importanti operazioni di rilievo nazionale contro le bande specializzate in furti in appartamento, hanno terminato le indagini scaturite da due arresti avvenuti a Stresa, facendo combaciare tutti i tasselli risalendo ad altri complici. Tutto è cominciato il 22 marzo scorso, ricorderete, due albanesi arrestati dai carabinieri di Stresa mentre si calavano dall'aggrondaio di un condominio in cui erano entrati per rubare. Da lì è iniziata una complessa attività investigativa che aveva permesso di ricondurre a loro altri 17 furti in abitazione. Erano quindi finiti in carcere insieme ad un altro albanese e a due donne, queste ai domiciliari, tutti residenti a Novara. I furti a loro attribuiti erano stati commessi in provincia del VCO, Varese, Pavia e Novara. Ma le indagini sono andate avanti e ora i militari sono riusciti a stabilire a vario titolo la loro responsabilità in altri 16 colpi a Stresa, Arona, Dormelletto, Borgomanero, Suno, Samarate in provincia di Milano, a Marcallo con Casone, Mesero, Magenta e Turbigo, tutti commessi tra il 19 dicembre 2015 e il 6 maggio 2016. Il valore della refurtiva è stimato intorno ai 300.000 euro. Inoltre sono state denunciate altre 3 persone di nazionalità albanese. Il gruppo agiva di sera e di notte per svaligiare appartamenti approfittando dell'assenza degli abitanti. Le donne, un'italiana e una del Nicaragua, facevano da palo e si nascondevano addosso la refurtiva per non dare nell'occhio. In auto avevano diversi arnesi da scasso i 3 bosniaci fermati l'altra notte dagli agenti della squadra volante della questura. I 3 provenivano da Stresa in direzione Baveno. Si tratta di 2 uomini, uno di 50, l'altro di 20 anni e una donna di 25, tutti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio. In auto c'erano diversi arnesi da scasso, appunto. Il conducente dell'auto è stato denunciato, mentre l'altro occupante aveva un grammo di marijuana in un calzino ed è stato quindi segnalato alla prefettura. Per la donna invece il questore ha emesso il foglio di via obbligatorio per i prossimi 3 anni dai comuni di Baveno, Stresa e Verbania. Intanto proseguono i controlli della polizia per accertare la regolarità dell'ingresso e dei permessi di soggiorno in Italia dei 3. Ora invece la morte del presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, la notizia del giorno. Anche la nostra emittente vuole ricordarne la figura. Questa sera alle 20.35, poi in replica sabato alle 17, domenica alle 14, vi proporremo lo speciale che la nostra emittente realizzò nell'ottobre del 2005 in occasione della visita a Verbania del capo dello Stato. In quell'occasione furono insignite di medaglie al valor civile le città di Verbania e di Omegna. Ci fu una cerimonia molto importante alla Casa della Resistenza e allora sentirete fra poco uno stralcio del discorso che Ciampi fece in quell'occasione. Sentirete anche la straordinaria attualità delle sue parole. Ascoltiamo. È una forte emozione per me, come cittadino e come Presidente della Repubblica, incontrarvi in questo luogo così carico di significati etici, di consapevolezza del percorso della nostra storia. Giustamente voi sentite, vivete la Casa della Resistenza di Fondo Toce come uno dei grandi monumenti della nostra memoria collettiva. Per questa ragione
Le medaglie d'oro al merito civile, che ho appena puntato sui gonfaloni di Verbania e di Omegna, hanno una forza ancora maggiore che annulla la distanza del tempo. Fondo Toce è un sacrario per tutti noi. Ospita anche le spoglie del deportato ignoto in memoria della resistenza degli internati nei campi di concentramento nazisti. Soprattutto è un luogo che oggi, alla vigilia del 60° anniversario della nostra Repubblica, ci invita a rinnovare la memoria della resistenza come momento originario dello Stato repubblicano. Ci invita ancora a guardare alla Costituzione come all'atto fondante della comunità nazionale. Certo, può anche essere modificata, ma avendo ben presente che nel suo impianto generale essa ha dimostrato una straordinaria vitalità. E noi cambiamo argomento. Obiettivo: raccogliere 10.000 euro per le popolazioni terremotate del centro Italia. Stiamo parlando della cena promossa al Grand Hotel Majestic di Pallanza, che vedrà protagonisti 6 famosi chef. Da oggi è possibile prenotare il proprio posto a tavola per avere un'esperienza unica in nome della solidarietà. La formula è 100%. 100 ospiti, 100 euro a testa e il 100% del ricavato sarà devoluto in beneficenza. In cucina 6 chef di indiscusso livello. La cena nell'esclusiva cornice del Grand Hotel Majestic di Pallanza. L'appuntamento è per venerdì 14 ottobre. Obiettivo minimo 10.000 euro. Quanto raccolto sarà destinato alla fondazione della stampa Specchio dei Tempi, impegnata insieme con le realtà locali di Arquata del Tronto a ricostruire la scuola distrutta dal terremoto. Grazie alla collaborazione e alla disponibilità delle padrone di casa Rosanna e Cristina Zuccari, gli ospiti potranno gustare nelle eleganti e storiche sale del Grand Hotel Majestic ed accompagnati da un servizio curato ed attento le specialità pensate per l'occasione dagli chef che si alterneranno ai fornelli. Si sono divisi i compiti. Gli aperitivi a chi gioca in casa saranno terreno di Danilo Bortolin, lo chef del ristorante La Beula del Majestic. Massimiliano Celeste, chef stellato del portale di Pallanza, curerà l'antipasto. Matteo Sormani della Walserstuba di Formazza proseguirà con il primo piatto. Con il secondo si cimenterà il varesino Davide Brovelli dello stellato Sole di Ranco. Il dolce finale porterà la firma di Marco Sacco del Piccolo Lago di Mergozzo, 2 stelle Michelin. Anche il pane sarà firmato da Gianluca Zanetta, patron dell'agriturismo La Cappuccina di Cureggio. In tavola non mancherà il re dei formaggi di casa nostra, il Bettelmatt, con la selezione proposta da Gianluca Barp del negozio Sapori Walser. Una cucina d'autore alla quale si affiancheranno i vini dell'Alto Piemonte scelti da Otello Facchini, vicepresidente dell'Associazione Italiana Sommelier. A rendere ancora più magica la serata, la performance artistica proposta dalla Fondazione del Teatro Coccia di Novara e un'ulteriore finalità sociale con il coinvolgimento della Banda Biscotti, progetto di formazione professionale destinato ai detenuti del carcere di Verbania, che prepareranno per tutti gli ospiti un dolce ricordo. Da oggi è possibile prenotare il posto a tavola chiamando il numero 0323 50 97 11. La cena, lo ricordiamo, sarà il 14 ottobre e ci sarà anche VCO Azzurra TV. Appuntamento culinario più modesto, ma certamente non meno importante, è quello di cui sono stati protagonisti oggi i bimbi dell'asilo della Rossa di Pallanza. A Matriciana Solidale, ma non solo per i grandi, questa è quella dei piccoli. Siamo qui al Circolo di Pallanza, l'iniziativa è della Scuola dell'Infanzia della Rossa. A tavola per la Matriciana Solidale ci sono 57 bambini piccoli piccoli con le loro insegnanti. Tommy, perché siete venuti qui a mangiare oggi? Cosa è successo quest'estate? C'è stato un terremoto. E allora voi che cosa avete deciso di fare per aiutare quei bambini? Regalargli dei soldini. Come
come nasce questa iniziativa? Allora, questa iniziativa è nata perché solitamente noi facciamo un momento conviviale, festoso, inizio anno, e abbiamo pensato che quest'anno c'erano dei bambini che avevano più bisogno di noi, perché sono successe delle cose brutte che i bambini ci hanno raccontato, hanno visto alla televisione il terremoto, hanno visto che erano cadute delle case, e quindi abbiamo pensato di associare questo momento conviviale, festoso, a questa raccolta fondi per il terremoto, per aiutare questi bambini e le famiglie che hanno subito grossi danni. Ciascun bambino ha versato 5 euro, 3 per la pasta e 2 per i terremotati, ma Armando e Lucia, i gestori del circolo di Pallanza, hanno già anticipato che chiederanno solo le spese vive e il resto sarà tutto in beneficenza. Ben volentieri davanti a queste cose collaborare, soprattutto anche con i bambini, è sempre un piacere. Hanno risposto bene i bambini e soprattutto stanno spazzolando tutta la matriciana. Meno male. Il ricavato di questa matriciana solidale contribuirà al progetto della SD Baveno Calcio, volto all'acquisto diretto di unità abitative per i terremotati che verranno montate in loco probabilmente dagli alpini. Una targa ricorderà poi il contributo dei piccoli della scuola materna verbanese. A causa di un solo no, i 434 alunni delle scuole elementari Milani a Domodossola hanno saltato la messa di inizio anno scolastico. È bastata la contestazione di un genitore residente in Ossola e la celebrazione religiosa è saltata. Per un solo alunno, altri 433 non hanno appunto potuto assistere alla messa, quando si dice la maggioranza conta. Doveva infatti svolgersi questa mattina la messa di inizio anno per gli alunni delle scuole Milani, una tradizione, poi improvvisamente l'annullamento. In effetti nessuna funzione religiosa è prevista dalla norma durante l'orario scolastico, spiega la dirigente Chiara Varesi. L'offerta formativa non la prevede, tanto che la messa andrebbe celebrata fuori orario. Basta solo che un genitore si opponga dunque, e la dirigente ha deciso di parlare della questione presto in consiglio d'istituto e di rinviare la messa, che sarà organizzata fuori orario scolastico. Verbania per 2 giorni è stata capitale della cultura in Piemonte. Sentiamo. Stati generali della cultura in Piemonte, qui a Verbania, dopo 2 giorni di lavoro intenso, che cosa è emerso? Ma intanto questa è un'operazione di ascolto, noi siamo qui appunto per ascoltare le esigenze dei diversi territori, l'obiettivo naturalmente è quello di ampliare il nostro punto di vista, che ovviamente è limitato, e di poi comunque dare luogo a una nuova legislazione sulla cultura. Quindi sono emerse anche diverse, i temi erano tanti, diverse idee molto interessanti, certamente l'obiettivo è quello di far sì che la Regione Piemonte diventi non solo un ente erogatore, ma anche e soprattutto un ente di servizio agli operatori culturali dei diversi territori. Qual è lo stato di salute della cultura in Piemonte? Ma come dicevo, lo stato di salute è sicuramente di ottimo livello. Diciamo che c'è una differente maturità nella consapevolezza del ruolo strategico della cultura, e su questo c'è molto ancora da lavorare. Un luogo simbolico questo, dove si è svolto questo incontro, il Teatro Maggiore, sul quale la Regione sta lavorando per un progetto importante, quello di una fondazione. Sì, io credo che uno degli elementi di sviluppo della cultura nel territorio piemontese è quello di creare delle fondazioni, ce ne sono troppo poche, e soprattutto per un bene come questo credo sia assolutamente necessario dotarlo di uno strumento amministrativo importante. Quindi i lavori vanno avanti, a che punto siamo? Ma diciamo che siamo a buon punto. Il ruolo di Verbania nella cultura piemontese quale sarà? Ma si è parlato tanto di cultura e della nostra funzione nel territorio, è sicuramente un ruolo importante, non ne siamo ancora pienamente consapevoli. Io credo che iniziative come questa possano aiutarci a capire quanto possiamo fare, quanto possiamo crescere. E poi c'è stata una partecipazione molto ampia alla giornata, soprattutto di ieri, di scambio, di confronto, da cui sono emersi molti elementi che ci hanno restituito la visione che gli operatori hanno del nostro territorio, che è una visione diversa da quella che abbiamo noi come amministratori, però molto più ricca.
veramente. Ora siamo agli appuntamenti, ad Arona ritorna Trifoglia. 17-18 settembre, Arona un'altra grande manifestazione, questa volta Trifoglia, edizione numero 2. Sì, una piacevole riconferma, manifestazione che era nata l'anno scorso la manifestazione è stata organizzata dalla Proloco e dall'Ente Fiera, quest'anno sapete che la fiera ha un anno sabbatico, quindi ci siamo fatti carico di portare avanti questa mostra floreale che in realtà è proprio una fiera. Tutto condensato però in due giorni. Tutto condensato in due giorni con delle piacevoli novità, sono riconfermati tre settori espositivi, la novità sta nell'inserimento di un nuovo settore bio di alimenti, spostando anche la parte di design degli architetti che era in Piazza San Graziano, quest'anno verrà fatta nel Lungolago in diretta comunicazione con il settore espositivo della mostra. Espositori che arriveranno da un po' ovunque. Espositori che arriveranno un po' dovunque, abbiamo ampliato la gamma e il numero degli espositori, questo è un elemento che ci fa parecchio piacere perché vuol dire che se anche alla seconda edizione gli espositori incominciano a credere in questa mostra. Sappiamo che ci andiamo a inserire in un calendario già fitto di mostre settoriali, però abbiamo tutto l'intento e la volontà di farla crescere, di andare avanti. Sarà occupato tutto lo spazio dei giardini Consul Repubblica? Sì, fino all'imbarco e oltre, perché il nostro temporary garden con gli architetti è al di là del ponticello che sovrasta l'imbarcadero e quindi comunque è unito all'area della fiera, insomma. Ecco, volete ricordare anche gli orari di apertura? Dalle 10 alle 19, sabato e domenica. A Monte Crestese invece è tempo di teatri di pietra. A Montecrestese questo fine settimana, sabato e domenica, la seconda edizione di Teatri di Pietra, una serie di spettacoli nelle frazioni del paese. Che cosa avete preparato? Cominciamo alle 18 di sabato e ci saranno concerti, spettacoli teatrali, lezioni dedicate all'eresia, alla pittura locale, a Galileo Galilei, con la possibilità di fare un'osservazione scientifica sabato sera, proprio qui dove ci troviamo ora, nel caso in cui il tempo lo permetterà. Il 18 invece ci sarà un vero e proprio festival di strada che è dislocato attraverso quattro frazioni. Si parte da qui, da Chiese, si scende attraverso Lomese, Chezzo, Croppomarcio e Ghesh, che è la tappa finale. Abbiamo previsto, grazie all'Unione dei Comuni Alta Ossola, anche una navetta che dall'ultima tappa riporta qui a Chiesa e le proposte sono molteplici. Abbiamo spettacoli teatrali, per esempio il Decamerone si offrirà, abbiamo opere che riecheggiano il teatro antico, abbiamo musicisti, i canti popolari con i passamontagne, insomma una proposta veramente molto ampia, anche spettacoli per bambini, abbiamo gli acrobati. Ci sarà possibilità di fare due rinfreschi la sera di entrambe le giornate alle 19 proprio qui a Chiesa, è su prenotazione questo. L'intenzione è di portare l'attenzione sulla nostra architettura locale e quindi i teatri in cui avvengono gli spettacoli sono proprio le nostre frazioni. Ora invece parliamo di emigrazione locale, un libro sarà presentato domenica alle 16.30 a Villa Marazza a Borgo Manero. Vincenzo Amato. Di immigrazioni e di immigranti si parla a proposito, molto spesso anche a sproposito, dimenticandosi soprattutto una cosa, che noi italiani siamo un popolo di emigranti. Si calcola che più o meno c'è una seconda Italia nel mondo fatta da italiani che sono emigrati o che sono nati all'estero. Beh, queste storie, perché le storie sono davvero tante, le racconta Giuseppina Cerutti in un volume che verrà poi presentato domenica prossima, il 18, alle 16 in Biblioteca Marazza. Lei è andata in giro, ha raccontato tante di queste storie degli italiani che sono andati e che vanno ancora adesso all'estero, non dimentichiamolo, ma anche di quelli che in Italia vengono a cercare fortuna, a cercare l'America nel nostro paese. Beh, un lavoro che mi sembra di aver capito intanto è costata molta fatica e molta ricerca. È stata una cosa di un entusiasmo incredibile, è stato impegnativo sicuramente, la sua caratteristica è quello di vedere queste migrazioni
migrazioni da tanti punti di vista. Non è la solita migrazione, si parte da quelle di fine a cavallo tra il fine 800 e il 1900 della transazione transatlantica, e poi ci sono dei fenomeni migratori come quelli dei cuochi. Noi abbiamo Armeno, che è un paese famoso per questo motivo. Ci sono i ragazzi giovani, che sono un capitale, un valore straordinario del nostro paese, che portano veramente delle conoscenze all'estero che sono una cosa straordinaria. E poi ci sono i migranti dello spirito, che sono suore, sacerdoti, che hanno fatto delle cose e stanno facendo delle cose straordinarie in tutto il mondo. Un libro, insomma, da leggere e da vedere, e correggimi se sbaglio, Giuseppino, un libro anche da meditare, sul quale riflettere. Io ho avuto tante meditazioni, perché ho scoperto delle cose che non immaginavo, non sapevo. Ora lo sport, le bocce. Siamo andati a trovare i due nuovi campioni italiani di bocce categoria B. Sentiamo. L'Ossola si conferma un territorio fertile in ambito boccistico, e lo conferma il recente successo di Pietro Mariolini e Stefano Frattoni nella specialità volo in categoria B delle bocce, campioni italiani. E qual è l'emozione a vincere nuovamente? Perché già lei, ricordiamo, ha vinto 28 anni fa Paola un trofeo nella categoria C. Sì, ho già avuto quella fortuna di poter salire sul podio come vincitore, e altre volte sempre con il mio compagno qua, Frattoni Stefano. Abbiamo già perso un'altra finale nella categoria B, siamo arrivati in semifinale di nuovo in categoria B con un terzo nostro compagno, Donati Silvano, che a sua volta aveva vinto il titolo a coppia con me, e l'anno dopo lui si è riconfermato nella categoria C individuale. Comunque, alla mia età era impensabile, cioè non avrei mai pensato di poter ripetere quell'esperienza, perché è solo un gioco di bocce, però insomma penso di essere uno dei pochi, se non fosse l'unico, alla mia età, e essere ancora, aver avuto la fortuna di essere salito sul podio. È una soddisfazione molto, ma molto grande, dopo appunto averne sfiorati altri due negli anni passati, in cui abbiamo trovato due giornate bellissime, sia dal punto di vista del gioco che della concentrazione e della tenuta fisica. Soprattutto anche Piero ha fatto due giorni dal punto di vista fisico veramente eccezionale. Siamo molto, ma molto soddisfatti. Tra l'altro Pietro Mariolini, nominato anche miglior giocatore del torneo, e qui lo testimonia il quadro alle nostre spalle, che è stato proprio un premio per questo riconoscimento. Sì, era presente una giuria che ha seguito la semifinale e la finale, perché tutte le gare, tutte le partite non poteva seguirle perché si giocava in campi diversi. E a votazione hanno detto unanime, hanno ritenuto che ero il miglior giocatore del lotto, e hanno voluto premiarmi con questo quadro. Ora il calcio, con le parole di Pissardo e di Brando della dopo partita di Coppa. Mister Pissardo, dopo la sconfitta contro il Borgo Vercelli, un'importante vittoria in Coppa Italia. Diciamo che domenica siamo stati talmente brutti da non essere quasi veri, quindi sicuramente merito degli avversari anche domenica. Però dico, domenica secondo me è un episodio. Oggi abbiamo fatto una buona partita contro una signora squadra allenata da Brando, che sicuramente è un valore aggiunto nella categoria, quindi diciamo che sono contento sia dal punto di vista tecnico-tattico, anche dall'intensità e dall'approccio. Si è visto un grandissimo Garin, un grandissimo Sogno, ci si aspetta molto da questi giocatori per il resto della stagione? Diciamo che il mio attacco è un ottimo, io sono contento di quello che ho, sono dei giocatori che so che possono dare tanto, e Garin praticamente sta segnando ogni partita, solo domenica non ha segnato, per cui non vedo nessun tipo di problema nell'inserimento di Garin all'interno del nostro gioco. Un'importante reazione caratteriale, quindi? Sì, diciamo che è importante, anche perché credo che tutti, sia io che mister Brando, abbiamo cercato di mandare in campo il meglio, quello che ritenevamo il meglio, con pochi ritocchi,
a disposizione, credo, perché tutti e due cercassimo la stessa cosa, una risposta dopo la brutta domenica, perché non sarebbe stato un buon approccio a domenica prossima arrivare con una brutta sconfitta, e sia noi che loro, molto probabilmente, se avessimo giocato rimaneggiati potevamo dare incontro a questo rischio. Sul fatto che abbiamo preso 4 gol, è vero, mi sembra che ci abbiamo messo tanto del nostro anche per prenderli, purtroppo alle prime situazioni andiamo sempre sotto e questo complica un po' le partite, perché troviamo comunque sempre molti pochi spazi, quindi dobbiamo essere più bravi a non commettere questi errori e soprattutto essere un pochettino più attenti e cattivi anche in determinate frangenti. Però insomma, così come domenica, la squadra comunque ha sempre delle buone reazioni e ha sempre dei buoni atteggiamenti, e questa comunque è una buona base di partenza per lavorare. Poi insomma, è un momento un po' così e lo prendiamo come tale. Adesso ci mettiamo sulla riva del fiume e vediamo quando finisce. Si svolgeranno domani e dopo a Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo, i campionati di cani cross. Le gare si svolgeranno nell'area della Pineta. Gli organizzatori, colpiti dalla bellezza naturalistica dell'area e dalla sua conformazione, hanno già confermato che dopo Repubblica Ceca e Scozia, nel mese di ottobre 2017, si terranno sempre a Santa Maria Maggiore i campionati europei della stessa disciplina, con centinaia di atleti in arrivo da tutto il mondo. Era questa l'ultima notizia, vi ricordo però gli aggiornamenti sul sito tuttonotizie.info. Grazie per essere stati con noi, vi lascio ai programmi della rete, buon proseguimento.